Ciao a tutti amici di ExtremeOrder.com, sono Ivan e benvenuti all'unboxing delle SteelSeries Siberia V2 Limited Edition. Come possiamo vedere dalla confezione, abbiamo un headset da gaming caratterizzato da un design già visto, ma che presenta delle parti colorate arancioni abbastanza caratteristiche. La confezione, nella parte frontale, ci presenta la cuffia e il nome del modello. Notiamo subito che si tratta di cuffie USB, quindi non dotate di jack audio. Le parti laterali non presentano particolari informazioni, possiamo notare qua la presenza di un microfono estraibile, regolabile, flessibile, l'abbiamo già visto in passato su altri prodotti sempre di SteelSeries. Nella parte posteriore sono invece presenti le caratteristiche tecniche. Abbiamo quindi appunto una connessione USB 2.0, abbiamo già visto davanti, connettore placcato oro, sono cuffie di tipo stereo, risposta in frequenza da 18 a 28.000 Hz, quindi molto ampia, 32 ohm di impedenza, sensibilità a ben 112 dB. Abbiamo poi la connessione USB, il microfono ha una sensibilità da 50, un range di frequenza e risposta da 50 a 16.000 Hz, unidirezionale a meno 38 dB di sensibilità. Nella descrizione non è presente la lingua italiana, comunque abbiamo una retroilluminazione di colore arancione programmabile, con possibilità di accensione on-off, pulsazione, switch di modalità. Poi abbiamo un microfono estraibile con cancellazione attiva del rumore, controller inline, scheda audio USB integrata, qua dice che offre dettagli elevati di audio, driver da 50 mm, come abbiamo già visto in passato, SteelSeries utilizza driver da 50 mm, e poi ovviamente Parallel Software che ci permette la gestione di un equalizzatore di profili ed è compatibile con PC e Mac. Nella parte bassa possiamo notare il controller inline e la scheda audio USB che termina la connessione. Aprendo la confezione possiamo osservare la cuffia direttamente, eccola qui. Sono riportate anche qua alcune informazioni, quindi appunto la possibilità di creare profili a livello software, la retroilluminazione programmabile, la cancellazione attiva del rumore per quanto riguarda il microfono, la porta USB richiesta perché ovviamente la scheda audio USB, la particolare comfort dei padiglioni che devono essere particolarmente soffici stando a quanto ci riporta appunto la confezione, e driver da 50 mm. Apriamo la confezione stessa. Qui vediamo cosa è contenuto all'interno della confezione. Allora, eccoci qui, vediamo le cuffie stesse. Allora, la confezione comprende prolunga USB per aiutarci a portare la cuffia in una posizione più comoda, e ovviamente connettore USB che dalle specifiche risulta placcato oro. Andiamo subito ad estrarlo, eccolo qui, come possiamo vedere è placcato oro, con controller inline, eccolo qui. Controller inline che ci permette la gestione del microfono, quindi eventualmente lo spegnimento del microfono e la regolazione del volume. Andiamo a estrarre dalla confezione le cuffie stesse. Ecco qua, togliamo i sigilli. Eccoci qui. Ok, le cuffie sono decisamente leggere, la regolazione del racchetto su questa tipologia di cuffia non è presente, la regolazione avviene tramite la parte superiore che è elastica, come possiamo osservare, ecco così si vede bene nella videocamera, scusate. Regolazione elastica che ci aiuta quindi a sorreggere la cuffia senza avere una regolazione meccanica. I due archetti metallici invece risultano solo flessibili e danno supporto ai padiglioni. Padiglioni che hanno soltanto la regolazione dell'asse, come potete vedere, nessun tipo di rotazione, mentre la parte esterna della cuffia, che
nella scatola appariva arancione e in realtà di colore grigio, ma si retroilluminerà di colore arancione, come potete osservare. E invece di un arancione un po' pallido, spento, l'interno della cuffia stessa, dove è presente il driver. Il padiglione è rivestito da un cuscinetto in similpelle, molto soffice al tatto, come potete osservare, non so se si riesce a apprezzare, mentre nella parte sopra l'archetto possiamo osservare il marchio SteelSeries, eccolo qui. Il microfono è laterale, come sempre sui prodotti SteelSeries, è estraibile, eccolo qui, ed è particolarmente flessibile. Basterà poi spingerlo per ritrarlo nuovamente in posizione. Per quanto riguarda l'aspetto estetico, le SteelSeries Siberia V2 Limited Edition non sono particolarmente diverse dai prodotti già visti in passato di questo marchio. Vedremo nel corso della recensione maggiori informazioni per quanto riguarda queste cuffie, i driver, impressioni sull'utilizzo e altro. Ah, dimenticavo, all'interno della cuffia è compreso come sempre una guida introduttiva e l'adesivo SteelSeries. Continuate quindi a seguirci sul nostro sito www.extremeorder.com. Un saluto da parte dello staff.